It's about globalization, how now we have, the world is so huge. We hear of things happening far, far away, and it's a look at how we humans deal with globalization. We have hand dance set to a jazz score, which is only 10 mani, solo 10 mani, 10 mani. E basta. And we also have Swing Shift with an original score from Kenji Bunch, contemporaneo, musica contemporaneo, e nuovo, new music. And we also have Caught, which is a piece that I made many years ago to strobo, the light of a strobe light. And it has the effect of a dancer flying. It's been done many times and it's very popular. And we end our program with Nascimento. My company's toured Brazil many times, and Nascimento gave this music to me as un gift, un regalo, and we perform it all over the world, and it's sunshine. We close with much happiness. We have 8 dancers. One is Italian. Elena, she worked in Amici, and she has become quite an artist. And also, so it's 4 men and 4 women. And we're very proud of them, very proud of their artistic sensibilities. I think now the style has evolved because we've made many dances, 80 dances. So as time goes on, you have it's very pure, very, very Parsons. It becomes, the style becomes one. And it becomes individual. So we have a very individual type of a performance. You cannot see this type anywhere, only here in Milano, Teatro Nuovo. Incredibly physical style and very natural, but you must be a dancer athlete. It's incredibly difficult and physically emotional also. Everything together. For me, the artistic experience, the connection with the audience, that's more important. Can an artist move you? Can an artist make you feel? The people who are passionate always get to the top. Always. The more passion you have, then you can find your dream. La mia avventura è cominciata nell'agosto 2010, quando sono partita appunto per gli Stati Uniti dopo aver partecipato al talent show di Maria De Filippi, Amici, e dove ho avuto appunto l'occasione di incontrare David, che mi ha dato questa opportunità, questo contratto inizialmente soltanto per 6 mesi, era uno stage da apprendista. Dopo questi 6 mesi, nel febbraio del 2011, mi è stato chiesto appunto di rimanere in compagnia e ho accettato. Ed eccomi qui, dopo 2 anni lavoro ancora con loro e sono felicissima di essere in Italia adesso. La vita di compagnia è particolare. La compagnia diventa la tua famiglia, soprattutto per me che non sto nel mio paese, che non posso parlare la mia lingua, che non c'ho i miei amici, mia sorella, mia madre. Loro davvero diventano la tua famiglia, quindi le persone con cui viaggi, con cui lavori, ci balli, ci dormi, stai in tour insieme, però allo stesso tempo in studio cambia tutto, perché nel mondo dello spettacolo, soprattutto lì in America, tutto il mondo è paese. Ed è una lotta per la sopravvivenza, quindi nonostante i principi affettivi che poi ti legano ad una persona, perché tu ti affezioni, poi noi italiani ci affezioniamo, i nostri valori sono un po' più, non forti, diversi, diciamo così. E quindi magari puoi rimanerci male, però è così, è il nostro mondo degli artisti e lo accettiamo perché ci viviamo.
La mia giornata tipica, tutti i giorni lezioni di classico, quindi sbarra, centro, diagonale, salti. E prima di questa lezione di classico, preparazione atletica, nel senso addominali, stretching, flessioni. E sì, devi essere pronto fisicamente. Questi pezzi richiedono, seppur molto morbidi, danzanti, proprio da ballerini, richiedono una prestazione fisica abbastanza, sì, impegnativa. Un consiglio che posso dare: tanto spirito di sacrificio. La passione, vabbè, non è un consiglio, quella ce la devi avere innata. E spirito di sacrificio e di tanta umiltà, perché ci vuole qua sopra e ovunque. Okay, on the court, please. Thank you. Court.